benvenuti in questo nuovo video. Vi presentiamo il nostro motozappino, con cui abbiamo una relazione di amore e odio molto profonda. Questo è il motozappino che utilizziamo noi in mezzo alle file delle nostre verdure o colture in generale, per tenere la terra smossa e per combattere gli infestanti. Come diceva Fabiola, c'è un rapporto di amore e odio con questo attrezzo e ora vi spieghiamo il perché. Amore, perché comunque ci toglie un sacco di lavoro che diversamente dovremmo fare con la zappa. Odio, perché è un motozappa. Siamo forti sostenitori dei motocoltivatori, ma forti oppositori dei motozappa, perché sono scomodi, sono pericolosi e la maggior parte delle volte questo viene da usarlo più come una zappa sbatterlo in terra che come motozappa. Vediamo il perché. Questo motozappa ha la fresa larga 40 cm, quindi per noi è perfetta, perché i nostri interfila sono da più o meno 45-50 cm, quindi ci passa giusto giusto e ci tiene l'interfila pulito. Il problema è che è leggero, ma è una piuma, è proprio leggerissimo, e ogni singola pietra, ogni singolo rametto, ogni singolo ostacolo che può beccare nel suo cammino lo fa saltare. Nella maggior parte dei casi noi abbiamo, tranne questo, però gli altri sono per lo più terreni pieni di sassi. Questa volta abbiamo fatto il video qui proprio per permetterci di poterlo fare, altrimenti si stava ad acchiappare il motocoltivatore che salta. Sì, la maggior parte delle volte che lo utilizziamo negli altri terreni, dopo mezz'ora parte l'ingranaggio e decidiamo di abbandonare l'impresa e farlo con la zappa. Ma devo continuare davvero? No. Che non vale venire, cioè, tanto lo spacco adesso. Dillo in italiano. Se continuo fa fine brutto. Ora lo spacco, quindi è meglio che molliamo, facciamo con la zappa. Ok. Quindi non è dopo la prima mezz'ora, ma dopo i primi 10 minuti. Che 2 minuti sono passati, ho fatto neanche mezza fila, ma mi fa girare. L'odio. L'odio proprio. Vuoi sapere chi cazzo è l'inventore del motozappa? Guarda, se me lo becco in giro lo picchio. Imbecille, ragazzi. Il problema del fatto che salta, più che per la pericolosità, perché alla fine pesa 2 kg e lo tieni tranquillamente con le mani, il problema è che comunque trincia le verdure, perché si sposta di lato, o da una parte o dall'altra, e quindi le becca. Quando non sono le verdure, sono i tubi dell'irrigazione o altro, quindi è veramente un... Se ne fa passare la voglia. Sì, sì, sì. Preferiremo di gran lunga, rispetto a questo piccolo motozappa, un mini motocoltivatore con la fresetta sempre larga 40 cm, quelli con il monoruota anteriore, che sono comunque stretti, sono molto, come si dice, agili, perché comunque avendo una ruota sola lo sposti come una carriola, è semplice da utilizzare, però avendo quella ruota che comunque dà la ruota anteriore il movimento al motocoltivatore è molto più gestibile, salta meno, oltretutto pesano poco di più. Questo invece si affossa, se becca un po' di terra troppo sciolta, si pianta, è un rompimento di cazzo. E niente, è un motozappa cinese. Teoricamente dovrebbe avere 5 cavalli, ma probabilmente 3,5 li ha lasciati in Cina. Oppure sono zoppi. No, non ce li ha proprio, li hanno dimenticati in fabbrica. Crea continuamente problemi, è un motore difettoso, è una cavolata proprio. Delle volte non parte, o comunque ci mette molto a partire. Devi fargli la respirazione bocca a bocca al serbatoio, quindi devi soffiare perché per rimettere la benzina in circolo ogni santa volta. Anche a motore caldo non so perché devi tirare l'aria per accenderlo e staccarla dopo per utilizzarlo. Se sforza troppo si spegne così, senza motivo. La cinghia slitta, nonostante tirata al massimo, l'abbiamo comunque regolata, però diciamo che tra i vari motozappa che abbiamo visto in circolazione, non provato, perché per fortuna abbiamo provato solo questo, però tra quelli che abbiamo visto in circolazione questo è fatto un po' meglio. È fatto un po' meglio perché ha la cinghia che dà la trazione alla fresa di lato. Molti motozappa comunque ce l'hanno tra il motore e la fresa,
messa in orizzontale, questa invece ce l'ha messa di lato così e poi è proprio all'esterno, la si vede qua. Aveva un coperchio, ma se non ricordo male in un attacco di è volato. Cioè, è vero, io avrei andato a poscravare. questa ce l'ha alla cinghia di lato, quindi comunque è accessibile, sia per sostituire la cinghia che per regolarla. Invece con gli altri modelli devi smontare, poi aprire in due il moto zappa e fare quello che devi fare, non rompimento di palle. Anche per regolarlo devi spostare tutto il blocco motore, regolare tirando il blocco motore. Questo invece è più semplice, due chiavette, regoli tutto, smonti e sostituisci. Alla ruota anteriore solo per gli spostamenti, quando lo avvicinate alla vostra macchina, al vostro carrello, dove state arrivando nei vostri interfila del vostro orto, si utilizza la ruota anteriore per spostarlo. Una cagata colossale anche quella, perché ogni pietra si ferma, lo devi prendere a calci per farlo andare avanti. Naturalmente questa, per rendere il lavoro più semplice, si abbassa, se ci riesco, e lavora così. Poi in fase di lavoro va naturalmente risollevata, perché sennò il motocoltivatore non potrebbe lavorare. Avendo mezzo litro di serbatoio, la cosa buona è che beve poco, per fortuna, e per mezzo litro di serbatoio ti fa 3-4 ore di lavoro, quindi è veramente un consumo di carburante irrisorio. Il filtro dell'aria ogni tanto cade, la cordicella dell'ascensione la maggior parte delle volte rimane a penzoloni, bisogna tirare un paio di volte per far capire alla molla che non è in ferie e deve lavorare, quindi si deve ritirare la cordicella dentro. Altre cose, è scomodissimo perché è basso. Per me, che sono comunque vagamente alto, comunque sono appena sopra 1,80 m, quando comincio a lavorare la fresa entra sottoterra, sto lavorando così. Non ride. È vero. Quando non ci piacciono le cose facciamo anche più ridere. Allora, altre cose che non ci piacciono più di tanto sono, vabbè, la leva della frizione. È solo una leva della frizione, anche se sembra quella della Graziella di nonno, però. Dai, cosa c'è? Mica c'è la marmita lì a fianco, spostati. C'è vero, guarda. Mi c'erano le gambe. Fabiola non ce la fa. Comunque, oltre alla parte del manubrio rubate alle Graziele di nonno, cosa dire? Ha poco da dire, perché comunque non c'è niente di struttura. Il pulsante dell'accensione e dello spegnimento è dotato di volontà propria. In fase di... Cosa c'è? Micchia, non fa fare video con te. Ce la faccio. Ce la facciamo. Vado. Ci sei? Allora, cerchiamo di non ridere, perché Fabio mi contagio. Stavamo dicendo, il pulsante dell'accensione e dello spegnimento è dotato di volontà propria, cioè anche quando stai lavorando ogni tanto si stacca senza motivo, eppure è anche duro, cioè non anche, deve fare uno scatto per accendere e spegnere, però ogni tanto si spegne da solo. È importante perché comunque la terra in mezzo agli interfila va smossa in continuazione. Per le ortive funziona così. Molti di voi magari non lo fanno, ce l'avete anche consigliato sotto altri video. Ad avviso di alcuni sarebbe meglio non lavorare il terreno. Il problema è che abbiamo visto, ma su esperienza nostra, abbiamo provato a non lavorare il terreno quando le piante erano in fase di crescita, soprattutto in questi mesi invernali. Si è indurita la terra intorno alla pianta, l'ha soffocata, gli ha stretto il collo e non è più cresciuto nulla. Ci abbiamo perso centinaia di euro di piante, quindi per esperienza nostra, soprattutto nel periodo invernale, che il ciclo vitale è molto più lungo, la terra va ossigenata e va smossa, se no non riuscite più a raccogliere nulla. Ora, per farvi capire un po' meglio la differenza, questo è un finocchio che non vede zappa già da un po' di tempo. Questo invece qualche colpetto di zappa in più l'ha visto, e infatti notiamo la differenza. È sempre piccolo, però sono
lo stesso tipo di finocchi con gli stessi giorni di crescita, messi lo stesso giorno, però questo è poco poco più grande di quando era, di come era nel plateau. Questo è cresciuto un po' meglio. Questo invece rimane in una parte di terreno che drena poco poco meglio, infatti è più grande, sempre piccolo per il periodo, doveva essere già pronto da un mese, però naturalmente non vuol dire passarlo ogni giorno, ma vuol dire dare attenzione che il terreno non si indurisca troppo da fare una crosta superficiale. E un'altra cosa che vogliamo anticipare è: non possiamo riempire un ettaro di facciamatura naturale, ma nemmeno di facciamatura biodegradabile, perché ha un costo immenso. Ogni rotolo di facciamatura ci costa più di 300 euro, perché una facciamatura biologica è biodegradabile, e non possiamo passare questa facciamatura in ettari di terreno. Ma poi alcune piante non vogliono la facciamatura. Hanno proprio bisogno di un'ossigenazione delle radici. Esatto. Ora vi facciamo vedere un po' di lavoro con il motozappa, così vedete come si comporta. Ora lo passiamo qua in mezzo alle verdurine, un terreno comunque abbastanza facile da lavorare, un terreno già sciolto, già che si scioglie bene di suo, con pochissime pietre. Abbiamo aspettato anche un giorno dopo di pioggia, in modo che il terreno fosse già inumidito e si sciogliesse più facilmente, quindi l'abbiamo resa easy, così si può vedere bene il lavoro del motozappino. Se non avete la possibilità, perché il tempo non vi assiste, di una giornata di pioggia, dovreste, teoricamente, per facilitarvi il lavoro voi e facilitarlo a questa schifezza, comunque bagnare la terra, quindi possibilmente munitevi di una pioggetta e irrigate un po' così. Un'altra cosa che non ci piace del motozappa, a differenza di un motocoltivatore, è che i lati della fresa sono aperti. Questo cosa comporta? Comporta che la terra comunque viene lanciata di lato e che quindi va a infilarsi, che ne so, in mezzo alle foglie delle lattughe e ad altre comunque verdure simili. Ragazzi, il video finisce qua. Fateci sapere sotto nei commenti com'è andata la vostra esperienza con i motozappa o con i mini motocoltivatori. Siamo curiosi soprattutto per i motocoltivatori, perché ci fanno gola. E poi vorremmo capire se siamo gli unici che hanno questo amore e odio verso il motozappa. Ciao, alla prossima!